Il quinto capitolo della lettera agli Efesini ha un contenuto molto importante per tutta la Chiesa e per la nostra società, quello della proclamazione della santità del matrimonio cristiano. L'autore ispirato ci insegna che il matrimonio, con il quale l'uomo e la donna diventano una sola carne, non è soltanto un progetto umano, ma è una realtà nella quale gli sposi cristiani si uniscono all'amore di Cristo per la sua Chiesa. E lo possono imitare e cercare proprio di parteciparvi. Infatti il matrimonio per i cristiani è un sacramento, quindi una via di grazia, una fonte di unione tra Dio e l'uomo. Il Concilio Vaticano II ha autorevolmente esposto questa dottrina, insegnando che i cristiani sono chiamati alla santità anche nel matrimonio. E in questo modo possiamo dire che il Concilio ha confermato una delle intuizioni più importanti di San José María Escrivá, quello proprio della santificazione attraverso anche la vita coniugale e matrimoniale. Allora tutti siamo chiamati a essere santi come padri e madri, come mogli e mariti, come figli, nonni, zii. Tutti questi rapporti sono rapporti di amore, tra questi certamente quello centrale è il rapporto coniugale, che oggi conosce una grande crisi, forse una crisi che è proprio quella della speranza. E l'amore senza la speranza non ha ali, non riesce a proiettare se stesso al di là degli ostacoli, non riesce a lottare per la sua vita, rimane come rinchiuso nel momento presente, nella situazione nella quale si trova e non sa se e quanto riuscirà a durare. Allora ecco, l'amore umano ha bisogno della fede in Dio, che è autore del matrimonio, ha bisogno della speranza, che lo aiuta a pensare che può durare per sempre, e ha bisogno proprio dell'amore di Dio, che è la fonte di ogni amore.